Ai sapori dell'autunno e ai prodotti tipici che il territorio offre in questa stagione dell'anno sono dedicate 3 domeniche del mercato del contadino. Ieri la prima della serie è stata dedicata alla ricotta, al miele dell'Etna e al pane di antichi grani. Ma queste 3 domeniche nascono intanto perché riteniamo che tra tutte le stagioni, l'autunno e l'inverno, siano quelle più propizie per il mercato del contadino, ma è anche un fatto cromatico. Ce ne accorgiamo dei colori, degli odori, dei sapori che puntualmente ogni domenica portiamo in questa piazza, che è diventata un luogo sociale d'incontro, lo diciamo da sempre, ma questa è una realtà oramai che si è consolidata. Queste 3 domeniche servono a portare le eccellenze del nostro territorio, è un termine usato e abusato, ma è così. E oggi proprio cominciamo con la ricotta che facciamo proprio qui in piazza e abbiamo inteso queste 3 domeniche come anche un momento didattico e culturale. Abbiamo chiesto la partecipazione, l'abbiamo ottenuta del terzo circolo didattico dell'istituto comprensivo. Saranno qui i ragazzi con i docenti, con la dirigente e con le famiglie, perché faremo sul campo l'esperimento della ricotta. La ricotta, il pane dei grani antichi ed il miele dell'Etna. Sono 3 elementi che questa domenica saranno di scena al mercato del contadino. Accenderemo i riflettori anche sul piano della corretta alimentazione. Sarà con noi la dottoressa Lidia Torrisi che ci spiegherà perché e per come è giusto nutrirsi di questi elementi naturali e combattere la cattiva abitudine di portarsi le merendine a scuola. Su questo argomento abbiamo in programma altre cose che dobbiamo e possiamo fare con le scuole. Abbiamo stabilito forse un primato, che oltre a Catania siamo l'unico mercato del contadino così longevo. È il segno di una continuità, di un impegno che non manca e nei nostri produttori. La nuova amministrazione comunale, devo dire, ha ripreso l'impegno della precedente amministrazione, ci è vicina e sta lavorando assieme agli operatori per dare a questo mercato del contadino non soltanto la continuità, ma anche un nuovo smalto e nuove energie. Quindi il quarto anno sarà anche un momento per tracciare un primo bilancio di ciò che è stato fatto, ma anche per lanciare una prospettiva di un impegno ulteriore per questo elemento di incontro tra domanda e offerta, con i prodotti tracciati, con la corretta alimentazione e con un incontro sociale che ogni domenica vediamo cresce sempre anche nella piacevolezza di stare assieme. Un momento fondamentale di questa giornata è la lezione di produzione di ricotta. Come si svolgerà? Sì, oggi daremo la possibilità a tutti i partecipanti, in modo particolare a questi ragazzi che vengono con i loro professori e i loro familiari, per fargli vedere come questo alimento che ha dato la nutrizione dà la nutrizione a tutti i mammiferi in genere, che è il latte, riesce a trasformarsi da uno stato liquido ad uno stato solido per dare la possibilità, quindi, di caseificandolo, di dare questo formaggio e questa ricotta, che non è altro che un sottoprodotto della lavorazione del formaggio, ma che ha queste sensazioni organolettiche così burrose, cremose, che rispecchiano l'ambiente nostro, cioè i nostri prati, i nostri pascoli, il nostro gregge, quei profumi di stalla che i ragazzini magari hanno dimenticato insieme ai loro genitori e che oggi gli faremo riscoprire proprio facendo questa ricotta. Per valorizzare al meglio il mercato del contadino, la seconda commissione consiliare, presieduta da Rosi Finocchiaro, sta predisponendo un regolamento. Sia la seconda che la prima commissione stiamo proprio lavorando sul mercato del contadino, perché sino ad oggi era in via provvisoria. Quindi abbiamo già predisposto il regolamento, è stato mandato agli uffici e il regolamento cosa prevede? Prevede che ci siano delle collocazioni già ben stabilite nel futuro, perché ad oggi non sono stabilite. Il luogo deve essere definito, deve essere messo per iscritto e una planimetria di conseguenza allegata. Ecco perché è importante che anche ci sia una parte amministrativa che deve far sì che questo ottimo, che è il mercato del contadino, abbia anche una valenza proprio amministrativa.